5 Stelle in edicola. Scusami, e... Pino, ripetilo che sto anche registrando qui per allora, la radio. Partiamo con la nostra trasmissione Le Stelle in edicola e apprendiamo dal giornale una cosa, guarda, una cosa pazzesca. Aperta a Siano la Casa della Cultura. Addirittura, addirittura. Aperta! Sì, dopo una proposta dell'ANPI protocollata al Comune in data 15 giugno, il Comune si presta a fare la Casa della Cultura. Scusa, ma sono ad Alba. Si presta, si impegna. Si impegna. A realizzare. No, no. Si, Cicino Pippone. Si presta, Cicino Pippone, ecco, ma quella è l'età che... E quindi vediamo un po' come nasce questa cosa, come va... Allora, il Comune dice che ha fatto una riunione con tutte... Anzi, no, siamo stati invitati, anche se mezz'ora prima, siamo stati invitati a partecipare a questa riunione sul Comune dove veniva espressa un'emergenza per quanto riguarda il trasloco da un edificio vecchio che... Il famoso Palazzo Donnarumma. Il famoso Palazzo Donnarumma. Per il quale il Comune paga un lauto affitto ad un privato, se non sbaglio. Al di là di questo, sede del Centro Studi Fantasilandia, nonché della Biblioteca Comunale, nonché... ultimamente anche di alcuni per bambini, anche per di alcuni uffici ultimamente, come quelli uffici sociali, comunali pure, uffici comunali, un palazzo adibito a adibito prima alla cultura, doveva essere la sede provvisoria della città ragazzi. Adesso non è più sede nemmeno della città ragazzi. E quindi è stato deciso di spostare tutto questo apparato in una piazza municipio, nel palazzo del comune dove era locato prima. L'ANPI presenta questo progetto, un progetto ben strutturato dall'ingegnere Marsilio, che è architetto. Meno male che c'è il Pippone che mi corregge. Vabbè, il Pippone serve anche a questo, Pino. Non serve. Che giornale? Quello dello sport? Quello dello sport. Ci chiedono un giornale. Ok, abbiamo dato. Abbiamo detto che ha aperto tutti gli ospiti. Le notizie, anche quelle sportive. Sì, anche se non è questo il momento. Questo è il momento della cultura. Della cultura. E quindi questo progetto che poi non è stato, anche se è arrivato il protocollo, non è stato nella prima riunione informale, non è stata fatta una riunione istituzionale, sono state chiamate al telefono, si sono presentate alcune associazioni perché nemmeno gli amministratori sapevano se erano presenti tutte le associazioni, perché non sono state prese né le presenze né tantomeno è stato fatto un piccolo rapportino per capire. Vogliamo parlare un attimino di questo progetto della cultura, casa delle culture? Di spiegarlo perché non ricordo tutto, comunque semplifico, ci sarà uno spazio adibito per ogni tipologia diciamo così di libri o di azioni verso il sociale e sarà sottolineato il signor Pino Apicella dice che Gigino è un pippone. Adesso ve lo spiego io perché sennò chi se non ce ne scimmi più. Allora, il progetto Casa della Cultura è qualcosa che a Siano è necessario, fondamentale, perché a Siano purtroppo manca un polo di aggregazione che sia per i cittadini più giovani, più anziani, per i bambini, in generale per la cultura. Allora, il progetto Casa della Cultura prevede... Permettimi di fare una parentesi. No, quale parentesi, Pino, no, per cortesia? Niente parentesi. Dobbiamo smettere di parlare di parenti e parentesi. Soprattutto a Siano, devono cambiare le cose. Né parentesi, né parenti. Ti piace? È meno male che ti piace. Quindi niente, questo c'è il primo piano dove ci sarà... Meno male che ne era fai parentesi. No, non sto facendo la parentesi, sto spiegando il progetto. Ah, è uscita la parentesi. Bravo, Pino, così mi piace. L'occhiosa. E quindi praticamente questo centro della cultura, questa casa della cultura, ospiterà le associazioni che avranno delle idee e che vorranno organizzare questi spazi. Ospiteranno la nuova biblioteca. L'urgenza, questo è importante, è quella del trasloco. Ora, come associazioni in parte ecosostenibile, come ANPI, abbiamo deciso di partecipare, di essere per 2-3 giorni facchini, perché quello fondamentalmente ci ha chiesto il Comune. Ci dobbiamo caricare i libri sulle spalle, e dobbiamo trasportare in questo luogo. Riusciamo a fare tante persone, uno appresso all'altro, una bella catena
di montaggio fino alla quando casa. Quando la cultura non è un peso. Quando la cultura non è un peso. In realtà è un peso, ma facciamo finta non lo sentisse. Perché peso. Ci fa piacere. Perché ci fa piacere. E ma, annulliamo il peso. Ma annulliamo il peso se l'amministrazione fa sua la progettualità delle associazioni. Non è un ricatto. Una proposta di progetto. Non è un ricatto, Lino. Non è un ricatto. Una proposta di progetto. Questa proposta di progetto, che è quella che abbiamo spiegato prima, fatta dall'architetto Massimo, praticamente noi abbiamo detto: prendete questa proposta, aggiungete, togliete, cambiatela se volete, lavoriamoci insieme. Ma lavoriamoci insieme e in due o tre giorni ci rivediamo. O di emendarla o di variarla. Io ho proposto. Noi siamo aperti a qualsiasi proposta. No, l'importante è la proposta che abbiamo fatto è quello. Che ci stiamo a fare qualsiasi sacrificio per il bene pubblico, ma che abbia un progetto, una finalità, che capiamo quanto ci costi. Detto da me erano ricatte. No, nel senso, noi ci siamo, però le condizioni e la conoscenza. Ora io voglio partecipare, tu vuoi partecipare, Gino vuole partecipare. Ma dove ci metti lì proprio per farla Gigi? Partecipa con supporto morale. Tutto potete dire, ma partecipa con supporto morale. Gigino è il più giovane di tutto il gruppo. Tra l'altro, tra le tante voci hai ricevuto un complimento, Gigino. Infatti, non ho avuto occasione di dirtelo, te lo dico ora in video. Te lo dico ora in video, così anche diciamo, i nostri spettatori possono apprezzare questa cosa che ti sto per dire. Tu hai ricevuto il complimento di avere l'unica sala di lettura tra tutti i bar di Siano. E hai ricevuto questo complimento che secondo me vabbè quasi fa pubblicità e sponsorizzazione. No, non è una questione di non è una questione né di pubblicità né di sponsorizzazione. Stiamo parlando di biblioteca, stiamo parlando di libri. Il bar di Gigino è l'unico bar a Siano che ospita la cultura. Ci tengo a rimarcare che il bar di Gigino è l'unico bar che ospita la cultura. Perché deve lavorare. Allora, praticamente noi siamo disposti a dare qualsiasi supporto, qualsiasi mano, fare qualsiasi sacrificio. Naturalmente ci deve essere, ma è un fatto normale, non stiamo chiedendo qualcosa di eccezionale. Qualsiasi amministrazione, nel momento in cui chiede la partecipazione, la prima cosa che deve fare è informare sui fatti. Non facendo questo si creano delle subordinanze senza senso. Allora, a conoscenza dei fatti, quanto ci costava prima, quanto ci costerà dopo, una previsione di bilancio per quanto riguarda questo nuovo centro della cultura e soprattutto la finalità di questo progetto, allora si fanno le convenzioni con le comuni che vogliono partecipare, con le associazioni che vogliono partecipare e siamo ben disposti a fare il facchinaggio. Questa è stata la proposta, è stata recepita, ci dispiace naturalmente che era tutto un po' informale, un po' così, però bene iniziare anche vogliamo così. Prendere atto, insomma. Vediamo che al più presto vogliamo prendere atto di questa buona volontà. Tina è stata chiara, ha detto che era d'accordo a questa proposta e che a più breve ci informava e mettevamo quindi prendiamo atto della buona volontà. Spero che a questa buona volontà possano seguire i fatti. Sì, un po' come e penso che i nostri spettatori, che alla fine diciamocelo Vino, non saremo mainstream, chi ci vuole ascolta, chi ci ascolta, chi ci vede, ci voleva già ascoltare e ci voleva già vedere. Quindi vi ringraziamo per il vostro supporto. Ma un'altra cosa perché è importante. Ma no, Pino, come si è formale stasera? 8 minuti e 20, abbiamo altri 2 minuti, ma come sei formale? Ma passiamo questi ultimi 2 minuti a sparare cazzate. Vabbè, però fammela dire sta cazzata. Ma stiamo parlando di fare una cazzata. Ma fino a mo' che faccio? Cioè, tu hai parlato solo 10 sono 1 minuto a ritte cose serie, sono 7 minuti cazzate da sti minuti. Allora, praticamente sulla questione della pulizia del verde pubblico, anche su questo come attivisti siamo pienamente d'accordo, era un'operazione da fare, ma la metodologia non ci è piaciuta. Perché non ci è piaciuta? Sempre per lo stesso motivo di prima: informazione al cittadino, progettazione, finalità. Sono mancati questi tre passaggi, che sono tre passaggi culturali che devono essere intrinseci all'amministrazione che vuole essere in luogo. Se riusciamo a fare questo in breve tempo, noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa con l'amministrazione. Quindi, Gerardo, la questione che hanno pulito, io ho chiesto una cosa molto semplice sui social network, la metteremo per iscritto come associazione, quale fine hanno fatto gli sfalci? Perché gli sfalci, badate bene, che se va nell'indifferenziato, cosa che succedeva, ci costa 120-140 euro a tonnellata. Ora immaginate tutti gli sfalci di tutti i Siano.
quante tonnellate sono, quanto ci è costato a noi cittadini. Cari cittadini, li pagherete voi. E questo è il problema. Quindi la domanda non era viziosa o per punzecchiare. È forse l'unica domanda seria che ha fatto. Voglio rimarcare questa cosa. Gerardi, saluti perché siamo a scadenza. Siamo a scadenza, ma penso che altri 30 secondi ce li possiamo prendere tranquillamente. Allora, io vi saluto per questo primo episodio delle Stelle in Edicola e vi possiamo informare sulle nostre prossime mosse. Penso di poterlo dire senza problemi. Oggi il primo consiglio comunale, abbiamo visto che c'è stato un service audio esterno. Il nostro prossimo passaggio sarà chiedere i costi di questa, oltre alla registrazione del primo consiglio comunale, anche quantificare questi costi per cominciare a dare già la trasparenza come valore e non come slogan da campagna elettorale. E con questo chiudiamo, un bacione, alla prossima. Dal bar di Gigino è tutto. Mi spiace, non ci sei Gigino.